Cari amiche ed amici, qui ancora una volta il vostro Santen Chan. Bando alle ciance, che ancora non mi avete spiegato che cosa diamine sono. Oggi non potrò salutare tutti i miei amici di YouTube e di Facebook perché sono molto costernato. Infatti vi sto girando questo video su due piedi, come potete vedere. Lo sto girando su due piedi anche perché non ne ho quattro. E poi perché sono tante le cose che vorrei dirvi, che mi vengono in mente, da quando oggi alle 15 ho ascoltato dell'attentato che ha scosso ancora una volta una città europea, Stoccolma, la capitale della Svezia. E quindi ho delle considerazioni a caldo da farvi. Avrei un sacco di cose da dirvi, naturalmente non questo sacco, che questo è un sacco di bozze o di pugilato. Già ho fatto dei tutorial di arti marziali, penso in un futuro di fare dei tutorial di difesa personale, ovvero come non farsi dare delle botte dal sacco quando gli tiri pugni, perché ti ritorna indietro e te dà una pizza. Bando di nuovo alle ciance, iniziamo con il tema del giorno. Incredibile a dirsi, si è verificato un altro attentato con le stesse modalità che in Francia, in Germania e pure in Londra ed in altre città europee. Il solito camion o furgone che schiaccia pedoni, transeunti e gente a piedi, e nessuno riesce a prevederlo. Ed io mi domando, finanziano con così tanti miliardi di euro i sistemi di vigilanza e di sorveglianza e poi non riescono a prevedere qualcosa di così elementare come il fare il pedinamento delle persone che loro stessi hanno reclutato nell'ISIS? Perché Putin aveva dato il suo allarme più di 10 anni fa dicendo: guardate che se reclutate persone nei vostri stessi paesi a fare la guerriglia contro Bashar al-Assad e contro Saddam Hussein e Gheddafi, prima o poi questi vi ritornano indietro. Cosa che è successo. Tant'è vero che con la ilarità che la caratterizza, Hillary Rodham Clinton, in un'intervista sfacciatamente, ha apertamente ammesso di avere finanziato i gruppi di ISIS per deroccare Bashar al-Assad, democraticamente eletto dai cittadini, come presidente della Siria. Adesso, da dove hanno reclutato tanta gente? È lo stesso che è successo con Bin Laden e Al Qaeda. Hanno reclutato molte persone dal Maghreb e dai paesi arabi per contrastare l'invasione dell'Afghanistan da parte dell'Unione Sovietica, e dopo 10 anni di resistenza interna sono riusciti a sconfiggerli. Quando già ha finalizzato il suo obiettivo Al Qaeda e che non ha più ricevuto appoggio dagli Stati Uniti, tutti i combattenti di Al Qaeda sono ritornati nei loro paesi di origine: Cecenia, ex Jugoslavia, Emirati Arabi, Egitto e i paesi del Maghreb, del nord dell'Africa. E ci sono stati negli anni 90 tutta una serie di attentati, fino a culminare col presunto attentato o golpe interno dell'11 di settembre al World Trade Center. Quindi hanno reclutato persone appartenenti a gruppi minoritari e fanatizzati, salafiti, wahhabiti,
che addirittura si dividono dal resto dell'Islam per fanatismo, li hanno reclutati nei paesi del Maghreb, nei paesi arabi, ma anche in Occidente. Ecco perché Al-Qaeda è molto radicalizzata e molto radicata nei paesi arabi e in Occidente. Adesso Putin, che ha detto all'Occidente, che ha detto a Obama? Attenti che se voi radicalizzate persone che vivono in Occidente per creare queste primavere arabe, prima o poi, quando finalizzerà il loro impiego, ritorneranno e continueranno a essere dei guerriglieri e dei terroristi a casa vostra, cosa che sta succedendo, perché il Daesh o ISIS sta perdendo grazie all'intervento di Putin in supporto a Bashar al-Assad. Che poi gli Stati Uniti sin dall'inizio hanno differenziato tra ribelli moderati e ribelli fanatici o integralisti. In effetti, io ho visto dei video dove i ribelli moderati massacravano gli altri ribelli e i ribelli fanatizzati massacravano i ribelli moderati. Cioè, nel campo di battaglia non c'è nessuna differenza fra ribelli buoni e ribelli cattivi. E si suppone che gli Stati Uniti finanziavano i ribelli buoni. Invece sono tutti cattivi, tutti usano le armi. Allora la Siria si è trasformata in una scacchiera internazionale dove si confrontano le due superpotenze egemoniche, Russia e Stati Uniti, ognuno finanziando i propri ribelli buoni e combattendo i ribelli cattivi. Quando i russi e le truppe governative di Bashar al-Assad bombardano anche con il supporto dell'aviazione gli ospedali e i centri abitati dove muoiono civili, in realtà stanno bombardando quelle zone abitate da chi vorrebbe uccidere anche la popolazione che ha votato Bashar al-Assad. Cioè, gli insorgenti non sono né buoni né cattivi, c'è una guerra civile in Siria. Come distinguere fra buoni e cattivi? Molti degli insorgenti che sono contro Bashar al-Assad sono anche a favore dell'ISIS o di posizioni convergenti con l'ISIS. Quindi, in ultima analisi, la Turchia voleva parte della Siria, ha finanziato i ribelli che considerava buoni, cioè i turcomanni che vivevano in Siria, fino a che gli Stati Uniti hanno chiesto l'aiuto ai curdi che hanno formato la milizia dei peshmerga che combattono in Siria contro chi appoggia i ribelli buoni, cioè anche contro i turchi, che già c'è un contenzioso fra curdi e turchi dagli anni 80-90 che si fanno attentati e stragi l'uno con l'altro. Allora, Russia è intervenuta come superpotenza per non perdere la supremazia e appoggia Bashar al-Assad, che è stato legittimamente eletto, che è appoggiato dagli Stati Uniti indirettamente, che appoggiano i curdi, che i curdi stanno contro i turchi, quindi anche questo ha inasprito le relazioni fra Russia e Turchia. E i ribelli buoni che finanziano gli Stati Uniti vanno contro russi e siriani di Bashar al-Assad. Russi e siriani vanno contro l'ISIS, che sono i ribelli cattivi che sono scappati fuori di controllo. I turchi e gli israeliani finanziavano fino a poco tempo fa l'ISIS, adesso hanno preso i loro attentati e li combattono. Ma l'ISIS, che sta prendendo ormai botte da orbi da tutte le parti, stanno sterminando, e in pratica si è sciolta. E l'imam dell'ISIS, Abu Ghraib, credo, ha detto che ognuno se ne tornasse al suo paese di origine a fare gli attentati a casa sua. E quindi stiamo assistendo che ormai l'ISIS o Daesh si sta evaporando. E purtroppo quello che ci aspetta è che ci saranno tanti scemi, tanti pazzi che ormai non sono più finanziati dall'Occidente,
dagli Stati Uniti, dalla NATO, da nessuno, che in nome di un'ideologia già morta continueranno a fare morti. E quindi questo è tutto, questo è stato il mio breve pensiero di oggi, lo vado ad editare per pubblicarlo subito. Speriamo che tutta questa ondata di terrorismo cessi. Ma c'è da notare che finché, per colpa del terrorismo finanziato dagli Stati Uniti, come ha ammesso Hillary Rodham Clinton di aver creato il Daesh, a morire sono state centinaia di persone in Iraq, in Somalia, in Afghanistan, nel Corno d'Africa, nell'Africa nera, nel Maghreb, appena un titolino di coda nei giornali. Basta uno psicopatico, un cane sciolto, ad uccidere con un furgone o un camion 4-5 persone in una città europea, che c'ha delle ripercussioni mondiali e si chiede la solidarietà di tutto il mondo, quando i terroristi finanziati da Pakistan, Stati Uniti, Turchia, Israele, Germania, NATO, Unione Europea, Russia, Siria, Maghreb, fanno delle stragi nel terzo mondo, vabbè, ma quelli sono popoli abituati alla violenza, come in Afghanistan, che vivono di guerriglia. Un attentato in più, sono tanti, che vuoi che sia, 100 morti. L'ultimo anno ne sono morti 10.000 in quel paese. Invece, se muoiono 5 persone a Londra o in Stoccolmo, fa notizia in tutto il mondo e tutto il mondo deve stare in lutto. Cioè, gli Uiguru sono una minoranza etnica cinese musulmana che fanno attentati da quando c'è il comunismo in Cina. Eppure nessuno sta in lutto per i morti cinesi frutto vittime degli attentati ultra fanatici musulmani in Cina, no? Cioè, ci sono anche wahhabiti e salafiti fra gli uiguru cinesi di etnia uiguru asiatica, però che sono musulmani e fanno attentati e ammazzano persone. E il lutto non coinvolge tutto il mondo, anzi i cinesi tendono a tacere queste informazioni e al mondo non gliene frega niente, ma magari muoiono 100-200 cinesi in un attentato. Se invece muoiono 5 persone a Stoccolma, anche i cinesi devono stare in lutto. È come dire degli attentati che hanno sofferto i moscoviti degli attentati ceceni in Mosca, no? Nel Bolshoi sono morte centinaia di persone, alcuni erano terroristi, altri erano civili che erano concorsi nel Bolshoi a vedere uno spettacolo. Allora tutti criticarono Putin per la mano dura, la mano di ferro che attuò contro i terroristi, ma quei terroristi non erano disposti a negoziare, erano disposti a morire. Certo, in Cecenia c'è stata una strage anche di civili. Civili che si trovarono in mezzo fra il fuoco russo e il fuoco degli estremisti islamici. Quindi, voglio dire, finché l'altro che combatte l'estremismo, finché è Putin, finché è Saddam Hussein e finché è Gheddafi o finché è Bashar al-Assad, che il padre diceva di Bashar al-Assad, agli integralisti islamici bisogna trucidarli, perché con loro la legge non funziona, loro sono disposti al martirio. Allora sono tutti dei terroristi, oppure sono dei dittatori, oppure sono delle persone autoritarie e dispotiche, Putin, Saddam Hussein, che combattono l'estremismo islamico. Invece, quando colpiscono le città occidentali, i nostri leader che vanno a bombardare poi presunte sedi di terrorismo sono delle persone democratiche che portano democrazia. Gli Stati Uniti portano democrazia quando bombardano il Daesh. Putin, quando bombarda il Daesh,
e invece è un autoritario che rovina i piani degli Stati Uniti, che chissà quali sono. Allora, con questo corto video, il vostro capitano Stanton Chan, capitano in prima di fregata di stazza di 52.000 tonnellate, vi saluta. E adesso non vi posso salutare tutti uno per uno perché edito il video, e alla prossima, ciao. Comunque, per questa volta riesco a salutare Lorenzo Parenti, che si complimenta per il mio ultimo video, e il suo amico avvocato Armando Di Coppola, che è di Napoli, e quindi magari saluta anche lui. E quindi io saluto Lorenzo Parenti, ciao Lorenzo Parenti, e il suo amico, il signor avvocato Armando Di Coppola. Ciao Armando Di Coppola, di Napoli. E poi saluto Freddy Fosca. Ciao Freddy Fosca. Lolotez 1, ciao. E poi basta, perché stavo per casualità col cellulare e l'ho aperto in YouTube. Allora ho visto questi messaggi. Però non posso salutare il resto delle persone. Beh, vabbè, Claudio Wolf, Claudio Show, e poi non mi ricordo tutti a memoria. Swazin, Sebastian Swazin, ciao. E vabbè, e poi in un altro video vi saluto. Arrivederci. Allora, saluto innanzitutto dei miei amici dei canali di YouTube, Francesco D, Nickname Original, Chrono the Tiger, Trigger, Chrono the Trigger, Lolotez 1, che commenta i miei video, come anche Chrono the Tiger, Freddy Fosca, ciao, che commenta sempre i miei video, Claudio Wolf e Claudio Show, e gli amici di Radio Calcio Dilettanti di Sprecher. Poi per i miei amici di Facebook, Pietro Avella, Eugenia Ruggeri, Gerlando Fiorenza, Josep Steiner, Giulia Battistotti, Mari Armeli, il parodista ufficiale di Stanton Chan, Domenico Dapote, chiedetegli di fare delle parodie su Stanton Chan che non le fa più, Domenica Di Stefano, Gianfranco Gallo, Alessandro Miani, Paolo Pedone, Davide Lorenzo, Arianna Carolina, Alessio Galassetti, Gioacchino Orciuolo, Lorenzo Lupo, Eugenia Burova, Davide Arcidiacono, Lorenzo Quattrociocchi, Ainara Carolina Bermudez, ciao e auguri a tuo marito che oggi è il suo compleanno. Federico Soave, Jacopo Castelletti, Chris Fo, Sebastian Swazin, Simone Poggi e Sofia Lai. Gerlando Fiorenza, il mio miglior amico. Pedro Ganso, Michela Trevisan e Luis. Pedro Ganso e Luis. Corrado Wallera, Riccardo Wallera, Sabrina Wallera, tutta la famiglia Wallera, e ancora non mi ricordo come si chiama la sposa di Corrado. Emilio Martino, Elisa Lilli Taverna, Michele Rosa, Edoardo Cinti, Carlo Borghese, Giorgio Tedeschi, Francesco Marmo, Marco Antonio Guerrero Molano, Francesco Della Giacoma, Claudio Show, Claudio Wolf, Luca Farina, detto il capo dei capi, Pasquale Carmine Aiello. Ciao Pasquale Carmine Aiello, e di nuovo ciao a tutte e tutti voi. Chiudo il video, se no viene troppo largo, magari si taglia. E mi raccomando, fate vedere il video a tutti i vostri amici, così potete dire alla fine del video mi menziona, anzi non diteglielo quando io vi saluto, così si guardano tutti tutto il video. Mi raccomando, fate vedere il mio video, se no che vi saluto a fare. Ciao!